è molto importante per il torrefattore poter selezionare un'ottima materia prima. Il primo segreto è proprio la materia prima, il caffè verde, e Umami si occupa anche di questo aspetto con il proprio progetto del Umami Coffee Farm, con il fatto di mettere in collegamento diretto il produttore del caffè verde con il torrefattore, riesce in qualche modo a supportare il torrefattore stesso per l'approvvigionamento di materia prima. Oppure anche con i contatti attraverso trader e importatori in Europa. Altro tema molto importante per il torrefattore è proprio la parola stessa, la torrefazione, quindi la tostatura del caffè. La tostatura dovrebbe mettere in evidenza le caratteristiche positive del caffè, esaltarne le positività. Non è cosa semplice, significa conoscere la materia prima, significa conoscere lo strumento macchina e riuscire a dare il massimo, a esprimere il massimo dal processo di tostatura stesso. Un aspetto molto importante, non citato all'inizio, è l'assaggio. E l'assaggio è la parte iniziale del percorso al caffè, ma anche quella finale. È la parte iniziale perché ci permette di selezionare, di scegliere la materia prima che desideriamo lavorare, ma è anche fondamentale per poter esprimere un giudizio sul risultato finale del nostro lavoro di trasformazione.